Francesco Colombini, il Prato è un cantiere aperto. A che punto siamo? Stiamo lavorando intensamente, sia sul lato fisico che mentale. Il mister lavora bene, il prof uguale. Ci stiamo unendo come squadra, come giusto che sia, perché siamo tanti ragazzi nuovi. Ma è un buon punto di partenza, perché la squadra è affiatata, ha voglia di iniziare e soprattutto ha voglia di vincere. Una squadra completamente rinnovata che ha bisogno di tempi tecnici per conoscersi e per assemblare quelle che sono le indicazioni volute da Giancarlo Favarin. Sì, abbiamo fatto già tanti passi avanti rispetto alla prima settimana, perché il mister ci tiene tanto a lavorare sul campo, fase difensiva, fase offensiva. Come ha detto te, è vero, siamo tanti innesti nuovi, ma siamo tutti ragazzi molto concentrati sul bene della squadra, quindi sono tutti punti a nostro favore. Nelle ultime stagioni Francesco Colombini è sempre stato all'interno di organici creati per poter giocare campionati di vertice. Questo organico costruito dal Prato ti sembra abbia le stigmati per questo tipo di campionato? Sì. Secondo me il direttore ha lavorato molto bene insieme al mister a trovare dei giocatori adatti al sistema di gioco nostro, perché sia davanti che dietro che a centrocampo siamo molto competitivi fra di noi, perché abbiamo tutti un altro compagno che ci dà la spinta sempre per fare meglio, e sono contento, perché non è facile trovare una rosa così ampia e tutta competitiva. Un Prato che attende l'esito dei gironi, ma è così importante essere collocati in un girone rispetto ad un altro? No, io sincero, io non ho mai, da quando gioco non ho mai seguito le uscite dei gironi, perché tanto una squadra deve lavorare su se stessa e non si deve interessare degli avversari fino a quando non ci gioca durante il campionato, quindi lavoriamo su noi stessi e quello che verrà verrà. Giancarlo Favarin, un tecnico esperto, un tecnico che definiresti come? Agguerrito. A me mi piace, perché ti mette quella grinta anche quando non gli serve tanto urlare, però ti mette quella carica anche prima delle poche amichevoli che abbiamo fatto, che ti fa dare sempre quel qualcosa in più. Faresti cose anche che non ha mai fatto, perché è bravo a entrarti nella testa. E speriamo che sia così per tutti. Per chiudere, un messaggio ai tifosi che si aspettano tanto da questo Prato. Bisogna lottare tutti insieme, cercare di arrivare a un obiettivo, che non mi voglio né sbilanciare né nulla, però vogliamo provare a stare vertici di questo campionato in qualsiasi girone sia. Abbiamo bisogno sia della squadra che dei tifosi, perché, come dicono sempre tutti, ed è la verità, è un uomo in più in campo.